La Sicilia, dopo 5 anni di governo Crocetta, dell'alleato PD e dei cespugli a rimorchio, si presenta come un mucchio di macerie morali, economiche, sociali e culturali. Sono colpevoli l'intera classe dirigente siciliana, l'intero Parlamento regionale, le forze politiche che da questa esperienza hanno sostenuto e che ora vogliono scaricare sulla stretta cerchia di Crocetta ogni responsabilità, ogni malefatta, dimenticando che hanno diretto assessorati strategici e commissioni che hanno determinato lo scempio economico e politico dell'isola, costringendo migliaia di giovani a scappare all'estero disperati, mentre gli immigrati sono pagati per non fare niente. Uno degli ultimi veri comunisti italiani, Enrico Berlinguer, sulla questione morale diceva che non si esaurisce nel fatto che, essendoci dei ladri, dei corrotti, dei concussori in alte sfere della politica e dell'amministrazione, bisogna scovarli, occorre denunciarli e metterli in galera. La questione morale nell'Italia d'oggi fa tutt'uno con l'occupazione dello Stato da parte dei partiti governativi e delle loro correnti, fa tutt'uno con la guerra per bande, fa tutt'uno con la concezione della politica e con i metodi di governo di costoro che vanno semplicemente abbandonati e superati. Ecco perché la questione morale è il centro del problema italiano, ecco perché gli altri partiti possono provare ad essere forze di serio rinnovamento soltanto se aggrediscono in pieno la questione morale, andando alle sue cause politiche. In piena campagna elettorale quindi non possiamo pretendere alcuna profondità di pensiero né di analisi su un tema che era ed è centrale nella vita pubblica siciliana. La questione morale è un riflesso politico-culturale che riguarda eletti, elettori e la qualità di una democrazia. È una faccenda che fa tutt'uno con la rilevanza politica di un comportamento di un esponente istituzionale, che per questo non può essere regolamentata per legge, né si possono utilizzare i canoni della giustizia penale, decisa dal livello di danno arrecato dall'eletto all'istituzione che rappresenta, e quando si parla di reputazione non si può valutare quantitativamente quanto incida un comportamento o l'altro, ma per singolo caso, ma la morale riguarda proprio l'occupazione dello Stato da parte dei partiti e delle loro correnti, delle cariche pubbliche, nonché l'uso della propria posizione pubblica per favorire se stessi e i propri amici di cordata, lasciando indietro i più deboli, i meno abbienti e tutto quello che sono senza la raccomandazione del boss politico di turno, nella Sicilia che sprofonda.